bella giornata di primavera con il sole a illuminare le prodezze di 260 centauri in una lunga serie di gare eccezionali con un'organizzazione impeccabile. È stato un grande successo la prima prova del campionato toscano motocross e minicross al circuito internazionale Miravalle di Montevarchi, a cui hanno partecipato i ragazzi del motoclub Brilli Peri. Per un'intera giornata siamo stati al fianco di 9 giovani piloti, seguendoli in pista durante le qualifiche e le gare e vivendo ogni attimo della vita del paddock. Una giornata che ha visto premiati 4 di loro e ha segnato l'avvio di un campionato tutto toscano che prevede altre 7 gare. L'avventura al circuito Miravalle comincia molto presto ed è particolarmente impegnativa fin dal mattino per i giovani del motoclub Brilli Peri che, per colpa dell'ora legale, che è appena entrata in vigore, hanno dormito un'ora in meno. Al paddock si comincia a lavorare presto, i padri allestiscono gli spazi e preparano le moto, mentre le mamme, con relativa calma, si occupano del vettovagliamento. I ragazzi, intanto, mentre finiscono di svegliarsi, indossano le tute e l'attrezzatura da cross. Ma chi sono questi giovani piloti? Mi chiamo Riccardo Bindi, il mio numero di gara è 100, sono un cadetto e ho 10 anni. Mi chiamo Gabriele Vanzi, il mio numero di gara è 149 e sono un junior. Mi chiamo Andrea Cipriani, ho il numero 221 e sono cadetto. Mi chiamo Lorenzo Vanzi, ho il numero 4 e sono debuttante. Mi chiamo Crocini Senio, ho il numero di gara 72 e ho 10 anni e mezzo, sono dei cadetti. Mi chiamo Duccio Vigni, il mio numero di gara è 51, ho 10 anni e sono cadetto. Mi chiamo Filippo Falsetti, ho 10 anni e ho il numero di 114 e sono cadetto. Mi chiamo Tiberio Mazzantini, ho il numero 204 e sono cadetto. È già tempo di montare in sella per le qualifiche. La stanchezza per le poche ore di riposo è solo un ricordo. I ragazzi del motoclub Brilli Peri scalpitano dalla voglia di entrare in pista. Ancora un istante di attesa per una foto di gruppo con il loro allenatore Fabio Franci, che li raccoglie per dare le ultime indicazioni per la gara che sta iniziando e via verso la griglia di partenza. La voglia di entrare in pista è moltissima. I nostri ragazzi osservano i loro colleghi un po' più vecchi mentre girano.
ma ci siamo, sono tutti allineati, pronti a entrare nel circuito. Solo una manciata di giri e qualche minuto, i ragazzi vorrebbero rimanere in pista, ma le qualifiche sono finite. Si sono concentrati e hanno dato il meglio per spuntare un buon tempo in partenza. Hanno testato i loro bolidi e hanno già qualcosa da raccontare. Sei fatto male? Sì. Raccontaci un po', che è successo? Il pezzo dietro con una curva, poi un salto. Ho fatto ripassare, poi le canne ho fatto un solco, per sbaglio ho dato gas e sono scivolato e ho battuto la mano. Come te lo senti? Un passo in più, più alto di qua? No, mi sento così. Come così? Si è spostato tutto. Allora, c'avevo un bambino davanti e praticamente è uscito di curva, ha dato gas. Ho cercato di schivarlo, solo che nel doppio in cima lui non l'ha fatto e appena è scavalcato ha reso gas e sono volati tutti i sassi. Uno in questa maniera mi ha preso qua. Il salitone. C'è il salitone, dopo c'è una curva, ho preso un sasso sopra la frontiera. Prima la frazione era qui,
E ora saliva sul tavolo. Lo sforzo fisico e mentale unito alla tensione agonistica generano già un po' di stanchezza e al paddock per i ragazzi del motoclub Brilli Peri è giunto il momento delle mamme, che con uno sguardo e una carezza sanno rigenerare in un attimo i loro piloti. Devono essere coccolati, vanno fatti rilassare, ci vuole la mamma. Sì, mamma e babbo insieme solo penso sia la cosa migliore per farli rilassare, non c'è cosa migliore. No, no, è vero, genitori. Sì, i genitori. Sentite, ma fra di voi sentite l'agonismo? No. No, assolutamente. No. No, l'importante è che i ragazzi si divertano e che ci sia, poi ovvio in gara i bambini cercano di dare di fare, però per noi genitori l'importante è che siano... Per Babbi è lo stesso? Per Babbi è un po' diverso secondo me. Sì. Babbi sentono un po' più l'agonismo. Sì, sì, è vero, l'ammetto. Babbi sì. L'ammetto, sì. State in pensiero per questi bambini? Sì, molto. È un'ansia. Non c'è parole, penso, per descrivere quello che si può provare. La partenza è una cosa allucinante e poi, vabbè, durante il percorso è una cosa, però è da infarto. E continuate a venire a vederli? Per forza, cioè non si può mica stare a casa, anche sarebbe ancora peggio, quindi perlomeno qui si vedono. Ai ragazzi, una volta rinfrancati, torna la fame e le mamme hanno già pensato a tutto. È l'ora di mangiare. Fame, ragazzi? Ma non è rimasto molto tempo. La prima manche sta per cominciare. Di nuovo i caschi in testa e via in pista. Thank you.
è finita la prima manche. È il momento del pranzo anche per gli adulti, mamme e babbi, fratelli, sorelle e amici del motoclub Brilliperi. Allora mi consolo con il mio. Non dici così, scusa. Simone, mangi te. Ma non c'è mai il caffè. No, devi essere ma alla vista delle lasagne e di varie altre prelibatezze i ragazzi non resistono e pranzano di nuovo. C'è ancora un po' di tempo per una pausa di digestione, ma gli animi dei ragazzi fremono per tornare in pista in sella alle loro moto. No.
La gara è finita, adesso è il momento di rilassarsi, rinfrescarsi e attendere la fine delle altre competizioni. Il vento, quindi non si stava ritti. Cioè, nel pezzo alto, a forza di passare con le moto grandi, ci sono venute delle buche alte. Beh, mi sono divertito. Il modello classico sì, si cade. Ci si diverte, dai. Grande, come andate? 14esimo. 14esimo. È stata dura, è stata? Sì. Mai? Perché la pista era ridotta male e poi quest'anno sono anche passato nei cadetti, quindi è anche più difficile. Spiegami, com'è che è più difficile? Che anche gli altri piloti vanno tutti più forte. Mm-hmm. Invece nei debuttanti andavano un pochino più piano. Com'è andata oggi? Allora, sono molto contento perché i ragazzi innanzitutto mi hanno dato retta, molto, hanno guidato diciamo bene, c'è cioè da correggere un po', però ho visto molta grinta e niente, sono molto contento. Da quanto segui questi ragazzi? Il progetto è iniziato 2 anni fa e da quest'anno d'inverno ci si ritrova 2 volte al mese e si fa allenamenti. Cominciano tutti così da bambini a 8 anni? Sì, no? sì, anche prima, però io sconsiglio partire tanto prima perché mi arrivare quando siamo adulti poi è lunga tanto. È dura per loro? Sì, è dura, più che altro mentalmente. Fisicamente, mentalmente perché c'è tante problematiche nel motocross, vedere traiettorie, c'è l'emozione della partenza, insomma è un bello sport impegnativo. Però il carattere se lo fanno, sicuro. La prima giornata del campionato toscano minicross sta avvolgendo al termine. Tutto è andato secondo i piani e il responsabile del motocross toscano, Gianni Ricci, è molto soddisfatto. Molto bene, sono molto soddisfatto da parte mia, da parte di tutto il comitato regionale che abbiamo lavorato tutto l'inverno per creare questa struttura molto positiva. Sono molto soddisfatto, ripeto, e ringrazio il motoclub che sta facendo un gran lavoro, tutti devono ringraziare i piloti e tutti quanti. Prima di sbaraccare tutto e riprendere la via di casa, però, bisogna fare un ultimo passaggio dal cancelletto di partenza. È giunto il momento della premiazione. 4 di loro, i ragazzi del motoclub Brilliperi, vengono premiati. Sono Pietro Scardina, vincitore dei debuttanti, Lorenzo Vanzi, quinto, sempre fra i debuttanti, e Filippo Farsetti e Tiberio Mazzantini, rispettivamente quarto e quinto dei cadetti. Insieme a loro a ritirare i premi non poteva mancare l'allenatore Fabio Franci. Cosa si aspetta da campionato? Che migliorino. Il risultato con la guida viene piano piano.